Allora, ma questo però un brindisi va fatto, Io adesso tu non ce l'hai più, ma io lo faccio ad Alessio un brindisi, perché questo è il tuo Natale, questo certo. Grazie. Alessio? Alessio Patalocco. Allora Alessio, ma che hai combinato poi? Questa tutti a parlare di te stanno. Questa è una cosa da una parte anche divertente, no? Perché ho visto alcuni post, diciamo, parlando di Facebook, soprattutto perché poi... Sì, lì la polemica si ferma, si è infiammata un po'. E alcuni post satirici in realtà sono molto divertenti, perché poi in realtà contengono... Ma io, un po' scherzando, cioè, non so se ti arrabbi, ho scritto... Sì. Voi perché non siete mai stati in campeggio, pure a me quando andavo in campeggio... Sì, ma l'idea infatti è quella della tenda nomade... però letta in chiave contemporanea, è un omaggio alla cultura gitana, no? Insomma, quello stiamo parlando, ovviamente. Sì, sì, io so benissimo. Parliamo di questo, questa struttura che è stata fatta in Piazza Europa. La nuvola, come la... ho visto che l'hanno scritto la nuvola. In realtà è una cosa interessante. Qui adesso ho portato... ho portato un po' di immagini così, tanto per far vedere un po' le fasi costruttive, le idee di progetto che c'erano alla base. Si tratta di una struttura che ospita l'evento Mamma Natale, sì. Che è un evento, no, che all'interno, diciamo, una serie di, diciamo, è fatto dalla Casa delle Donne, un'associazione che si occupa di alto artigianato, e tutto rivolto al femminile. E loro avevano questa idea per quest'anno di spostarsi in piazza, di fare questo mercato un po' al chiuso, un po' all'aperto. Quindi dice: non facciamo la solita cosa per il solito prefabbricato, esatto. Costruiamoci una cosa qualcosa nostra. E loro hanno abbinato, secondo me hanno fatto un discorso molto interessante, cioè quello di cercare di allargare questo aspetto artigianale e, se volete, creativo da un certo punto di vista, anche al contenitore di questi eventi. E mi hanno detto: guarda, ho incontrato Anna Censi e Silvia Imperi, che poi sono le due diciamo animatrici del gruppo, no? Sì, beh, sono adesso non so bene il loro ruolo all'interno dell'associazione, però insomma sono. E infatti mi hanno detto: guarda, forse abbiamo uno spazio all'esterno per fare questo evento di artigianato. E allora io così di mio, quando sono tornato in ufficio, ho pensato, dico, ma chissà, magari sai, l'artigianato ispirava qualcosa di molto, come dire, di molto, appunto, di molto artigianale, di qualcosa che si vedesse proprio fatto, diciamo, a mano, no? Per cui gli ho mandato subito degli schizzi per email, una cosa unica, insomma, non è un prodotto standard, sì, un prodotto ad hoc, una cosa ad hoc. E loro sono arrivati, diciamo, ho mandato questa email e Anna mi ha risposto, mi ha detto: guarda Alessio, forse abbiamo uno spazio esterno. Io avevo ipotizzato all'inizio un'idea sul Largo Frankl, perché Largo Frankl aveva questo ingresso, no, dal ponte, dal nuovo ponte, così, che si allargava. Allora si poteva fare una sorta di calza che aveva all'interno tre diversi ingressi. Però lì sarebbe passato inosservato, più o meno. Lì sarebbe passato un po', sì, più invece inosservato. Invece qui no. Lei mi ha detto: guarda, abbiamo proprio Piazza della Repubblica, quindi bellissimo. Allora ho detto: bene. Allora, sai, si è tutto sviluppato in pochissimo tempo, nel senso, nel giro di tre o quattro settimane al massimo. E ho pensato che potrebbe essere interessante lavorare un po' come fanno i graffitari, un po' in freestyle, no? Cioè, in realtà, cercare di fare un oggetto, no, artistico, come un'installazione artistica, che contenesse questi mercati. Un po' questa cosa, guardate, architetto, ma anche appassionato di questa arte di strada, insomma. Sì, ma perché in realtà secondo me non c'è differenza. È un artista anche lui, non sì, è... ma a me Alessio Patalocco piace moltissimo. Abbiamo condiviso il progetto di Piazza dell'Olmo e guarda, io non ho visto bene adesso, prima di venire in trasmissione è stata la prima volta che l'ho vista la struttura, mm-hmm. E andavo molto di corsa. Così a colpo d'occhio, anche dalle foto che ho visto su Facebook, forse penso che la location non sia assolutamente delle più adatte ad una struttura del genere, forse. Beh, allora intanto si tratta di un evento temporaneo, no? Quindi è una struttura, certo, che dura una settimana, per cui può permettersi di parlare anche un po' un linguaggio, diciamo, di un'installazione artistica, quindi non di un'opera architettonica. Poi... Quindi immaginate, sì, aver fatto la vedo comunque in linea, sì, con il tuo stile. Sì, cioè, sì, no, secondo io, me
È proprio firmata Alessio Padalocco. Grazie. Poi, a te anche senza sapere, hai detto questo l'ha fatta Alessio? No, ho saputo prima, poi ho visto. Ma perché a me invece mi è venuto dopo, prima ho visto le polemiche, poi senza sapere dico, ma secondo me l'ha fatta Alessio? Comunque ti dico sinceramente una cosa, poi io ti ho un'opinione molto positiva, lo sai, sei un ragazzo molto simpatico, allegro, giovane. Grazie, è un creativo. Diciamo che magari questa struttura non è piaciuta troppo, mm-hmm. Possiamo correggerla? Beh, allora, in realtà non è che prevedevo correzioni. Anche perché finisce. Però diciamo che io un po' mi dispiace per il fatto che tutta questa polemica ha messo un po' in secondo piano il centro dell'evento perché poi in realtà gli artigiani che hanno dentro degli oggetti molto, molto belli, insomma, si occupano insomma di particolari lavorazioni, funzionale, cioè voglio dire, il discorso della funzionalità è garantito perché dalle foto si vede che l'interno è bello. Beh, allora in effetti l'idea principale era quella di partire, almeno la prima cosa che mi è venuta in mente quando poi mi hanno detto a Piazza della Repubblica, un po' di lavorare sulla corte, no? Con un'installazione a corte. Poi in realtà la differenza fra edificio e installazione, hai anche tu stesso una difficoltà a stabilirla, perché poi, cioè, di fatto non è che c'è una differenza fra l'artista urbano e l'architetto, anzi l'architetto è un artista urbano in realtà, quindi, come dire, opera in un contesto appunto urbano oppure in un territorio, quindi in realtà, come dire, il contenuto artistico di quello che fai tutte le volte si riversa nelle cose che fai, per quello che vuoi dire al di là di quello che è quell'oggetto. In questo caso l'idea si è ispirata, diciamo, io mi sono ispirato con le persone che poi mi hanno aiutato a sviluppare il progetto e poi con l'impresa che l'ha realizzato. Abbiamo sviluppato questa idea partendo dall'idea del mercato medio orientale, no? Con la corte al centro, diciamo, la vendita intorno e la creazione di un percorso continuo, così circolare. Qualcuno ha scritto anche che era a ciambella, quindi sì, va bene anche a ciambella, e quattro ingressi diversi. Allora, sai questo, che Alessio è un creativo vero, no? Nel senso che sono delle cose molto originali. E fa sempre discutere, questo è... Sì. Poi dopo, ormai se lo sanno, quando lo fai, appena fatto, dice, adesso vediamo come si può criticare, no? Che poi ho sentito, qualcuno, i tifosi hanno criticato anche... Infatti io avevo arrivato anche il rosso. Ma sapete, anche in commissione edilizia, quando sono stato lunedì in commissione edilizia, infatti mi hanno detto, mi hanno anche preso in giro perché per mezz'ora mi hanno parlato in dialetto perugino, perché mi hanno detto, tu hai fatto questa cosa in bianco e rosso. Ma in realtà, diciamo, il colore, allora, diciamo, il colore era sempre un po'... È stato pensato, diciamo, un po' in divenire. Allora, da una parte io volevo avvicinarmi moltissimo al rosso, dall'altra il rosso sotto una tenda avrebbe falsato troppo anche i colori degli artigiani che esponevano le proprie opere, quindi in realtà, poi tra l'altro c'è stata anche una riflessione che abbiamo fatto, insomma, anche abbastanza animata a studio sulla differenza tra contenuto e contenitore, quindi in realtà in alcuni casi il contenitore si deve fare da parte, il contenuto deve emergere oppure viceversa. È chiaro che tu da fuori dal contenitore vedi solo il contenitore, cioè se il contenitore non ti attira poi non vai a vedere il contenuto. Quindi, insomma, in realtà, diciamo, come dire, è un po' la discussione, è un po' così. Però mi piaceva questa sfumatura di, diciamo, di artigianalità, no? Che c'era a partire dall'oggetto, dal gioiello che poi, insomma, alcuni artigiani producono, anche ho visto che ci sono anche degli Swarovski lavorati, ci sono dei tessuti in fibra naturale fatte con le foglie messe a bagno stampate, insomma delle cose veramente molto particolari. E da qui questa sfumatura in allestimenti sempre più grandi fino ad arrivare all'allestimento più grande che è quello del mercato, no? Insomma, e questa è una cosa mitico, bravo, Però anche il verde è un colore natalizio, sì, anche il verde. Il pulmino di verde ce lo potevi pure il sindaco me l'ha detto, sai, adesso un fiocco. La cosa è che comunque almeno per Natale ci abbiamo anche noi la cosa per parlare, fare un po' di battute, perché poi si presta anche una battuta. Tantissimi auguri ad Alessio, tanti auguri. Grazie.
grazie, insomma, anche a voi, a tutta, la città, gli artigiani, alle donne, insomma, noi, questa, a tutta la nostra città di Terni.